Grazie Presidente. Prima di pronunciare la dichiarazione di voto al provvedimento che stiamo esaminando, credo sia doveroso e affatto scontato un ringraziamento a nome del gruppo di Forza Italia e anche a titolo personale al Ministro Stefani e al suo staff, alle relatrici del provvedimento, alla Presidente e ai colleghi della Commissione Affari Sociali con cui abbiamo lavorato davvero giorno e notte in un clima di rispetto e leale collaborazione. Senza ostruzionismi e di cui davvero possiamo andare fieri e di cui credo sia anche giusto dare notizia a chi segue i lavori dell'Aula da casa. Oggi scriviamo una pagina importante ed è doveroso anche ringraziare tutti i soggetti auditi, le associazioni di categoria, coloro che hanno inviato le relazioni tecniche che ci hanno in qualche modo fatto riflettere, rivedendo a volte anche le nostre posizioni al fine di migliorare il testo. Questa legge delega rientra tra le riforme e le azioni chiave previste dal PNRR, in particolare la missione 5, dove si fa esplicito riferimento ad una legge quadro per la disabilità. Ecco, confesso che la tempistica dettata dal PNRR, che chiede la sua entrata in vigore entro la fine di quest'anno, ci ha un po' turbato e anche preoccupato. Ci è stato chiesto di fare in poco più di 30 giorni ciò che non si è fatto negli ultimi 30 anni. In 30 anni è cambiato il mondo, è cambiato l'approccio, sono cambiate le terminologie, la mentalità, la società. 30 anni dalla prima legge quadro, la più nota legge 104 del 92, caposaldo della nostra legislazione. Non sono mancate in questi anni, del resto, anche buone leggi o singoli provvedimenti nazionali e locali, ma si tratta di un arcipelago di norme sparpagliate e disomogenee, spesso inapplicate. Solo per fare un esempio, parlerei delle leggi sui piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei comuni, purtroppo disapplicate da oltre il 90% delle amministrazioni locali. Bisognava quindi fare un primo passo, rimettere un po' di ordine, aggiornare leggi e definizioni ormai superate anche dalla comunità scientifica e che non sono più tollerabili. Lo dovevamo agli oltre 3 milioni di italiani che vivono con una disabilità e che si aspettano dalla legge più tutele e più opportunità. È una legge delega, certo, con 7 punti chiave legati alla delega e che richiede chiaramente un importante numero di decreti attuativi, ma i campi della delega volgono a rendere effettivi i diritti e la tutela di quelle persone con disabilità che soffrono di problemi di salute o gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività quotidiane in piena autonomia. Non mi ripeterò adesso sui contenuti dell'intero provvedimento, che già altri prima di me hanno ben illustrato, compreso il collega Novelli che è intervenuto in discussione generale, ma farò riferimento ad alcuni punti che a Forza Italia stavano a cuore e che siamo riusciti a ottenere nel corso dell'esame in provvedimento. Ci tengo ad evidenziare che tra i numerosi emendamenti approvati in sede referente, ecco, 10 portano la firma di Forza Italia. Ad esempio, siamo intervenuti nel rispetto delle procedure per l'accertamento delle varie condizioni di disabilità che oggi, grazie a questa legge, possono contare su parametri internazionali di riferimento a garanzia di una maggiore obiettività delle valutazioni. Abbiamo chiesto e ottenuto una maggiore partecipazione delle associazioni a tutela delle persone con disabilità. Abbiamo preferito eliminare l'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali di invalidità, sostituendolo con un progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento delle invalidità, chiaramente da demandare con un successivo decreto interministeriale che vedrà coinvolti la salute, l'economia, la disabilità e il lavoro. Soprattutto abbiamo voluto salvaguardare diritti acquisiti in precedenti valutazioni, garantendo sempre la possibilità di poter usufruire delle condizioni migliori, evitando eventuali inaccettabili penalizzazioni dovute anche agli aggiornamenti dei parametri valutativi. Poi c'è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e che è stato inserito nella delega. Finalmente in una legge quadro si parla di sport. Ecco, se noi dobbiamo parlare di progetti di vita indipendente, questo è un punto che ci è stato chiesto più volte, esplicitamente menzionato anche dalla Convenzione ONU del 2006 e anche dalla più recente Strategia europea dei diritti delle persone con disabilità 2021-2030. È stato quindi inserito tra i progetti di vita indipendente il diritto alla pratica sportiva.
il diritto alla pratica sportiva e attività ludico-motoria in un'ottica di inclusione sociale e promozione di benessere. Servirà poi ovviamente un intervento anche della salute per quel tanto atteso aggiornamento del nomenclatore all'interno dei LEA già citato prima di me per l'erogazione di protesi, ausili, tecnologie avanzate. Di questo ringrazio anche per l'approvazione del mio ordine del giorno che va proprio in questa direzione. La delega prevede anche l'istituzione della figura del garante delle persone con disabilità. La proposta accoglie largamente l'iniziativa legislativa di cui è promotore il nostro collega Novelli circa l'istituzione del garante delle persone fragili. E come Forza Italia siamo soddisfatti del lavoro svolto in commissione perché ha portato a delineare competenze e ambiti d'azione rispetto ad analoghe figure spesso purtroppo simboliche. La nuova autorità garante sarà appunto collegiale e indipendente e oltre a raccogliere segnalazioni e vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità potrà svolgere verifiche sull'esistenza di fenomeni discriminatori, formulando raccomandazioni e pareri, promuovendo campagne di sensibilizzazione e quindi relazionando annualmente sull'attività svolta sia al Parlamento che al Governo. Questo è un dato altrettanto importante di cui siamo orgogliosi. I decreti legislativi dovranno essere emanati entro 20 mesi, questo ce lo dobbiamo ricordare, anch'io sono assolutamente propositiva pensando al fatto che troviamo nel Ministro Stefani grande coinvolgimento, grande partecipazione, sensibilità e attenzione, ma soprattutto confronto costante e propositivo. Auspico però, devo, come dire, mio malgrado ricordarlo prima di tutto a me stessa e poi anche ai colleghi, che se non dovessimo riuscire a, come dire, se il Governo non dovesse riuscire a dare vita a tutti i decreti legislativi necessari entro la fine di questa legislatura, il campo della delega slitterà a chi verrà dopo di noi, quindi auspico che ci mettano la stessa cura e attenzione che ci abbiamo messo noi. Perché vedete, quando il 27 ottobre il Consiglio dei Ministri approvò lo schema di disegno di legge che il Ministro ci ha come dire, illustrato e poi portato all'esame chiedendoci di approvarlo entro il 31 dicembre, per un attimo ci siamo sentiti un po' tutti impreparati ad affrontare questa sfida, una grande sfida. Temevamo di deludere milioni di cittadini e milioni di famiglie che da anni attendono segnali concreti e attenzione dallo Stato. Io personalmente, che me ne sono dovuto occupare in prima persona in commissione, Presidente, mi permetterà una battuta, ma non le nascondo che mi sono tremate le gambe che non ho. Per fortuna sono in carbonio e sono riuscita a reggere bene il colpo. Ho lavorato con attenzione e dedizione insieme ai colleghi, abbiamo veramente fatto una grande squadra che ci ha permesso in poco tempo a dare vita comunque a questa legge importante che oggi votiamo. Siamo riusciti a portarla in aula senza intaccare particolarmente la legge 104, che è un faro per milioni di persone, e anzi piuttosto l'abbiamo integrata con passaggi migliorativi, semplificandone anche alcuni punti importanti. Presidente, chiudo con una riflessione personale che ho avuto modo di tirare fuori soprattutto in questi giorni. Spesso la salute consente di godere la vita. La malattia, la sofferenza, le limitazioni dovute ad una disabilità, di comprenderne meglio il significato. Ecco, io credo che questo sia lo spirito che un po' ci ha spinto tutti quanti a lavorare su questo testo. La mia disabilità e la mia storia personale mi hanno anche poi permesso di entrare un po' più nel merito in alcuni punti e di questo ringrazio tutto il mio gruppo di Forza Italia per la fiducia che mi ha dato. Noi, alla luce di quanto esposto e di quanto è stato già illustrato prima di me, non posso che annunciare il voto favorevole di Forza Italia. Grazie a tutti.